Siamo qui con tutte le autorità della città di Mantova che ci ha ospitato così calorosamente. Partito questa mattina da Piazza Sordello il Gran Premio Nuvolari, giunto alla sua 32esima edizione. 1100 km tra Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Veneto. La tappa di oggi prevede le suggestive strade dell'Emilia fino ad arrivare all'autodromo di Modena. Dopo una pausa pranzo si continuerà sugli Appennini fino ad Imola, infine sulle colline romagnole verso il Mar Adriatico, con arrivo a Cesenatico. 32esima edizione, un'edizione da record. Abbiamo 315 partenti. Ci sono equipaggi 70% provenienti dall'estero, abbiamo la presenza di 16 case automobilistiche, le più importanti, dal 1920 al 1976, e soprattutto abbiamo rivisto quell'entusiasmo, quella passione che per qualche anno era entrata un po' in crisi. C'è la voglia di stare insieme, di godere di questo evento. Noi vogliamo che, nel nome di Tassio, il grandissimo appassionato di auto, ecco, anche i collezionisti, anche gli amatori possono godere della propria macchina. Una gara tosta, con l'attraversamento più volte degli Appennini su strade per lo più sconosciute, ma che daranno la possibilità ai proprietari di godersi la propria auto. Numerosi gli equipaggi mantovani. E voglio anche sottolineare una novità di questi ultimi anni: molti giovani e anche donne si stanno appassionando, c'è un ricambio generazionale, e questo è molto importante perché era anche uno degli scopi della manifestazione, cioè quella di creare cultura, mantenere una tradizione. Ecco, direi che siamo sulla strada buona. Dopo la tappa di sabato in Toscana a San Marino, l'arrivo domenica a Mantova, dopo un passaggio a Casteldario, paese natale di Tazio Nuvolari, e non poteva essere altrimenti nel 130esimo anniversario dalla nascita.